You ass, come here, ass, fuck. Mi chiamo Francesca, ho 23 anni, non ho mai amato stare al centro dell'attenzione, infatti il palco mi ha sempre un po' frenato. Pensate che quando ero piccola il mio ruolo preferito era l'albero alla recita scolastica e veniva talmente una merda che il pino in giardino piangeva per quanto si sentisse offeso. Che ve lo dico a fare? Sono cresciuta in un quartiere difficile, Corvetto a Milano, qualcuno conosce? E niente ragazzi, infatti il mio passatempo preferito era compiere atti di vandalismo, ma un po' particolari, tipo io scassinavo le serrature delle auto, poi le lasciavo lì. Mi ricorda quando vai a pescare e lasci i pesci liberi? Oppure tiravo sulle saracinesche dei negozi e le pulivo? Irrompevo negli appartamenti e gli lasciavo un piccolo presente? E niente ragazzi, a causa delle mie origini io non mi sento a mio agio quasi da nessuna parte tranne negli hotel squallidi di periferia. Infatti l'anno scorso sono stata in America e sono stata molto fortunata perché ho alloggiato in uno squallido motel per padri divorziati che vivono in uno squallido motel. C'era tutto, il pavimento sporco, i buchi nel piumone, il guardone che si masturba nel condotto dell'aria. Mi sentivo a mio agio nel mio ambiente. Poi a un certo punto è entrata mia madre e mi fa: Francesca, non uscire dalla stanza perché ci sono uomini soli, caldi e focosi a pochi metri dal tuo letto. Mi giro e c'è uno col cazzo in mano che mi saluta tutto sorridente. Ho detto: ragazzi, va bene il Bronx, ma non voglio che qualcuno turbi i miei sonni notturni con la sua sborra sul mio copriletto. Della mia timidezza ho collezionato una serie indescrivibile di rifiuti dal punto di vista sentimentale e l'unica volta che ho provato a uscire dal mio guscio è stata per provarci col tizio che mi piaceva da una vita, che non sapeva della mia esistenza. Gli ho suonato a casa, lui mi ha aperto, io non ho detto niente, lui mi ha detto tipo: esci da casa mia, ragazzi, funziona, mi ha chiesto di uscire. Sport agonistico per molto tempo, ho giocato in Serie A2 di pallanuoto, poi ho dovuto smettere a causa del body shaming che subivo la terribile visita per l'idoneità agonistica. Dovete sapere che sono sempre stata un po' sovrappeso a causa della mia tipica passione per le focacce. Allora sono andata alla visita, sono salita sulla bilancia e il medico mi fa: basta con le pizze, seguito dal numero del mio peso mentre io facevo la 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 per non sentire. I miei genitori sono divorziati e mio padre un giorno è venuto lì e mi ha detto: io, tua madre e Freddie Mercury abbiamo una cosa in comune. Ci ho pensato e non avrei detto che fosse la passione per il cazzo. Però alla fine mia madre fa la medium e va in trance, mio padre ha solo cambiato le preposizioni, insomma. E tra l'altro io e la mia famiglia non me la stacco mai di dosso, in qualsiasi momento, anche nelle giornate di merda, no? Cioè, avete presente quelle giornate in cui c'è un freddo porco? Un tempo di merda? E capita pure che sia Natale. E tu pensi, cazzo, non c'è niente peggio della merda. Poi ti ricordi e dici, ah no, aspetta, è vero, devo andare al pranzo di Natale. Cioè, ci si siede a tavola ed è subito caccia al fallito. Con le domande a te e ai tuoi cugini sulle vostre vite. E io pensavo, brave persone, i miei cugini, vite per bene. Però poi ho realizzato e vi svelo all'arcano. Se tu pensi che nessuno tra voi sia il fallito sei tu. E partono le domande sulla tua di vita, ok? E questa roba qui della stand-up è difficile da spiegare degli anziani, quindi io ho detto che facevo teatro, così. Solo che loro insistono per venirmi a vedere. Ma io chiaramente non voglio. Allora applico uno stratagemma, i miei parenti sono ultra bigotti e molto ebrei. Possiamo venire a vederti? Il biglietto costa 20 euro. Scappano via come gli scarafaggi quando gli spruzzi il bygone dietro le tende e rimane tipo il vuoto come in Texas con le balle di fino, non passa più niente. Che poi si finisce sempre nei soliti discorsi. Con mia nonna che mette su questi dischi di bambini poveri, sporchi, malnutriti. Che cazzo, guardavo Marcellino Panevino e facevo prima. Per chi non lo sapesse, noto film degli anni 50 in cui un bambino orfano viene premiato da Dio con la morte. L'allegria del Natale.